Vetri blindati, quali scegliere? Ciao, sono William Bisacchi di Infissi Bisacchi dal 1973. Ci occupiamo di infissi per abitazioni private con il sistema Bisacchi. I vetri blindati ne esistono di diversi tipi e la domanda giusta è: ma quali scegliere? Io direi sceglierò il vetro blindato in funzione nel serramento, della classe di resistenza che deve avere il serramento. Ad esempio, se devo acquistare un serramento in classe 2 di sicurezza, avrà una classe di resistenza il vetro che viene chiamata P4A. Trovi delle tabelle all'interno del sito blog www.blogbisacchi.it dove fanno vedere appunto questi valori. Se invece sceglierò un infisso o una porta blindata con la resistenza classe 3, dovrò usare un vetro P5A. Quindi i numeri non corrispondono perché le certificazioni dei vetri sono diverse, ci sono delle prove che vengono fatte col pendolo, quindi con dei grossi pesi che vanno a sbattere nel vetro, ci sono delle prove che vengono fatte con l'accetta, con la mazzetta, quindi viene menato nel vetro e finché l'attrezzo non passa dall'altra parte, quel vetro ha superato la prova e ha preso la determinata classe. L'unico caso, diciamo, dove il vetro è molto importante e la parte predominante è quando vado a fare delle vetrate fisse. Quando ad esempio faccio una vetrata fissa e di fuori non avrò inferriata, non avrò grato, non avrò nulla, quindi il vetro blindato è molto molto importante perché è l'unico elemento che praticamente mi consente di avere la sicurezza. In quel caso, se voglio avere una sicurezza classe 3, ti consiglio di installare un vetro P5A. Però attenzione, non è importante solo questo, è importante che il telaio che contiene il vetro venga fissato in maniera più solida rispetto a un fisso normale e è molto molto importante, ancora più importante, che le cornici che sorreggono questo vetro siano del tipo antieffrazione, perché altrimenti sai cosa succede? Il vetro è molto resistente e l'ho visto succedere in un negozio proprio qua di fronte a me prima che chiudessero tutte le vetrine con dei pannelli. I ladri menavano il vetro praticamente usciva dai fermi e cadeva per intero dentro il negozio, in questo caso, ma nel tuo caso dentro l'abitazione. Nel loro caso, una volta, perché è successo più volte, neanche si era rotto il vetro. Quindi cosa succede? È sempre una questione di equilibrio, cioè non basta un solo elemento, ma tutti gli elementi che coinvolgono quel tipo di infisso. Nel caso di un telaio fisso, tu dici c'è solo vetro, sì, però c'è anche un telaio che lo contiene e una cornice che mi blocca il vetro. Se quella non è antieffrazione, è il punto cedevole. Se il fissaggio di questo telaio non viene fatto in maniera opportuna, quello sarà il punto debole. Ecco, perché la sicurezza è molto importante e occorre affidarsi degli esperti. Ho creato un servizio di consulenza con Sistema Bisacchi dove posso aiutare tutti quei clienti che non posso servire direttamente con la mia azienda a trovare quali sono le soluzioni migliori e magari a scegliere il preventivo migliore tra quelli che ti sei già fatto fare. Se vuoi saperne di più, vai su www.blogbisacchi.it e richiedi la tua consulenza personalizzata. Ciao e al prossimo video!